anche questo mese è arrivato uno dei miei momenti preferiti in assoluto, perché oggi assaggeremo tutte le novità al supermercato e vi stupirò anche questa volta, ce ne sono parecchie salate. Probabilmente sono più quelle salate di quelle dolci, perché ne sono uscite veramente tantissime, infatti credo che farò poi anche una seconda parte di questo video, però oggi voglio riuscire ad assaggiare il più possibile. Quindi non mi perderei via in chiacchiere e comincerei da una super novità che ho cercato per mesi e alla fine l'ho trovata all'Audi Store, perché qui da me non c'era in nessun supermercato, e si tratta delle patatine Amica Chips Eldorada, che sono le classiche patatine, tra l'altro tra le mie patatine in busta preferite in assoluto. Però queste qui sono una super novità perché sono la versione limone e basilico, che è una versione che assolutamente non avevo mai provato, proprio perché qui da me non c'è. Finalmente però le ho trovate all'Audi Store, quindi assaggiamole subito. Ho proprio voluto iniziare il video con loro perché mi ispiravano da tantissimo tempo e le ho cercate e ricercate ovunque. Come profumo, in realtà non si sente tanto nel profumo del limone né il profumo del basilico, ma sembra il classico profumo che si sente quando aprite il sacchetto dell'Eldorada. Proviamo sul gusto. Buone! Queste dovete venire a togliermele probabilmente, perché se no arriviamo alla fine del video e ho finito il pacchetto, conoscendomi. In realtà sono molto molto buone, perché sono simili alle Eldorada classiche che appunto mangio sempre perché sono tra le mie preferite, però lasciano questo retrogusto di limone secondo me più che di basilico, che è molto rinfrescante, quindi va a compensare bene anche il salato della patatina. Le adoro. Ho aspettato un sacco per trovarle, ma sono contentissima di averle assaggiate e abbiamo iniziato il video benissimo. Queste secondo me sono un 9 pieno. Proseguiamo con questa novità a San Carlo, sono le picadore, queste qui sono tortiglia di mais giallo e ve le avevo già mostrate nell'ultimo svuota la spesa, perché le avevamo comprate proprio insieme mentre stavo vloggando, e sì, da quel giorno questa volta sono stata bravissima e ho aspettato ad assaggiarle proprio per fare l'assaggio in diretta con voi nel video. Questi qui sono appunto triangoli di mais croccanti all'inconfondibile sapore, un gustoso mix di formaggi, spezie e sapori decisi, quindi proviamo e vediamo. Tanto devo... no, le ho aperte bene, le altre ho dovuto usare le fa... che carine che sono! Sono molto molto carine, si vede che sono di mais giallo perché hanno appunto questo colore giallo molto intenso, ma allo stesso tempo si vedono anche le spezie perché tende comunque al rosso arancione. Il profumo è qualcosa di meraviglioso, quindi sono curiosa. Buone. Si sente tutto, veramente. Cioè si sente proprio il gusto del formaggio, il gusto delle spezie, il gusto del mais. È croccante al punto giusto, cioè queste qui veramente straconsigliate, soprattutto se vi piacciono i sapori un po' intensi, se vi piace la salsa, il chili, insomma. Cioè si sentono davvero tantissimi gusti, il gusto è bello intenso, secondo me non sono piccanti, però sapete che su questo argomento non dovete fare tanto affidamento perché io mangio molto piccante, quindi non lo sento mai in modo troppo intenso nei prodotti. Secondo me sono buonissime, sono una super scoperta e anche a loro darei addirittura 8,5. Siamo partiti veramente alla grande, continuiamo con gli assaggi salati perché ci sono ancora 4 novità che dobbiamo provare. Intanto proseguirei con questa novità gym, si tratta del Galbani Gym mascarpone e gorgonzola dop. C'è un'accoppiata che veramente a me non poteva farmi più felice, perché sono due ingredienti che adoro, sia mixati che mangiati separatamente. Cioè è veramente un prodotto che non potevo non provare, anche perché conoscendo i miei gusti a memoria me l'avete segnalato in tantissimi, e questo direi che possiamo testarlo insieme ad un'altra novità Mulino Bianco. In realtà ci sono 3 novità Mulino Bianco anche in questo video, però
Inizierei da questa, che secondo me può essere carina da assaggiare sia singolarmente ma anche insieme al nostro gorgonzola, anzi gorgonzola e mascarpone. Comunque, appunto, per quanto riguarda l'altra novità, sto parlando del gran bauletto di Mulino Bianco. Questo qui è il gran bauletto fette spesse alla segale con segale maltata. Anche questo l'avevamo trovato insieme e ve l'avevo mostrato nell'ultimo svuota la spesa, perché l'ho scovato grazie ai vostri consigli. Devo dire che io sono un po' di parte, nel senso che adoro nella maggior parte dei casi il gran bauletto e comunque tutto il pane in cassetta di Mulino Bianco. Questo non l'ho mai assaggiato, quindi direi di provare a fare questa combo. Intanto sono curiosa. È meraviglioso, cioè sembra veramente buonissimo, e se vi piace il gorgonzola ha un profumo pazzesco. Vediamo un po' invece come sono le fette del gran bauletto fette spesse. Effettivamente sono molto più spesse del solito, direi di provare questa qui con il nostro gorgonzola e mascarpone. Non vedo l'ora di assaggiarli insieme, anche perché sembrano entrambi buonissimi. Mamma, com'è spalmabile, fantastico, mamma mia, questo sarà un momento bellissimo. So che è una popular opinion probabilmente quella di amare questo tipo di formaggio, però io veramente ci sono cresciuta e lo adoro, è proprio una passione che mi ha trasmesso chef Luciano. Comunque sono entrambi molto invitanti, quindi direi che è arrivato il momento dell'assaggio. Mamma mia, è buonissimo, è una combo pazzesca. C'è proprio la dolcezza del mascarpone che si sposa perfettamente con il leggermente piccantino, insomma il gusto intenso del gorgonzola, e questo pane è morbidissimo e buonissimo, cioè sembrano nati tutti e tre questi ingredienti, quindi mascarpone, gorgonzola e questo pane, per essere mangiati insieme. Lo amo. Questo è un 9,5. Non so se riuscirò ad arrivare a fine video assaggiando tutto, perché ho direttamente finito questa fetta e volevo anche assaggiare una fettina singola senza metterci sopra nulla, insomma sono curiosa di sentire il gusto. Molto buono, è morbido al punto giusto. Questo è perfetto anche per fare i toast, i sandwich. Veramente questo video sta andando di bene in meglio, anche loro promossissime. Rimanendo in tema Mulino Bianco, proseguiamo con questa super novità che sono le pagnottelle integrali. Anche in questo caso già le avete viste, perché ve le ho mostrate nell'ultimo svuota la spesa, che poi faccio così, ve lo lascio direttamente nell'info box, così potete andare a fare il confronto e a scovare i prodotti che non sono arrivati integri a questo video. Però le pagnottelle ci sono ancora, queste qui sono le pagnottelle integrali con 100% farina integrale e mi ispirano veramente tantissimo. Infatti sono super curiosa di provarle e direi che in questo caso possiamo cercare di preparare, adesso non ho gli stessi ingredienti del panino che c'è nella foto, però posso comunque provare a creare qualcosa di simile con ingredienti che mi piacciono, così le assaggiamo sia al naturale che in un vero e proprio panino, anche perché sono veramente fatte molto bene e sono molto molto invitanti. Qui ho già preparato gli ingredienti per provare le nostre pagnottelle integrali e andrò a farcirle con speck e formaggio tipo brie. Già così anche all'interno è molto invitante, però direi di scaldarlo un pochino. Lo metto direttamente in padella a tostare come piace a me. Adesso che ho tostato il pane vado a creare il mio sandwich. Aggiungiamo anche lo speck e il nostro panino è pronto per essere assaggiato. Ha davvero un aspetto delizioso, io non vedo l'ora di assaggiarlo. No vabbè, è buonissimo. Non posso smettere, cioè è pazzesco, veramente veramente promosso, cioè è proprio buono il pane, è fragrante al punto giusto, morbido ma allo stesso tempo ha questa crosticina sopra, cioè è davvero pazzesco. Lo assaggio anche così, però è buonissimo davvero, cioè se lo trovate straconsigliato, e anche questo abbinamento ve lo consiglio perché non lo so, è delizioso.
anche qui siamo sul 9/9,5 direi. Ultimo prodotto salato di oggi, ve l'ho detto che ce n'erano tantissimi, però sta andando sempre meglio. Le ho lasciate per ultime, ma ripongo grossissime aspettative anche in queste altre pagnottelle. Queste sono addirittura le gran pagnottelle con semi di sesamo, e sono anche loro una super novità Mulino Bianco che abbiamo trovato insieme, e tra l'altro le ho scovate su vostra segnalazione. Anche queste mi ispirano tantissimo, e nella foto c'è un vero e proprio hamburger, quindi direi che possiamo provare ad assaggiarle creando il nostro hamburger. Intanto direi di aprirle, così vediamo anche come sono. Queste rispetto alle altre sono decisamente più grandi, infatti sono le gran pagnottelle, e anche queste hanno un aspetto super invitante, ci sono proprio tutti i semi di sesamo. Penso che riscaldate e farcite al punto giusto possano essere spettacolari, ma lo scopriremo subito. Come abbiamo fatto con le pagnottelle integrali, anche in questo caso direi di tagliarlo. E qui ho già preparato gli ingredienti per fare il nostro hamburger, anzi sarà un cheeseburger perché c'è formaggio, insalata iceberg e appunto gli hamburger. Hamburger quasi pronto, cheeseburger pronto, non vedo l'ora di assaggiarlo, anche perché anche lui ha un aspetto super invitante. Tra l'altro potevo prendere un hamburger anche più grande perché queste pagnottelle sono davvero giganti. Assaggiamo e vediamo. Guardate che spettacolo, sto spargendo cose, ma è buonissimo. Cioè, è venuto davvero un hamburger spettacolare. Anche questo non so come smettere di mangiarlo perché è pazzesco. Ormai procediamo di bene in meglio, gli darei addirittura un 9/9,5 anche a questo, ma vi assicuro merita tantissimo. A parte l'hamburger, anche il pane in sé è davvero buonissimo, uno dei migliori di questo tipo che abbia mai mangiato. Promossissimo, lo adoro. Non so realmente come farò arrivare alla fine di questo video, ma passiamo al prossimo assaggio che ho messo a questo punto del video perché è un mix tra dolce e salato. Nel senso che ho trovato i nuovi popcorn allo Snickers, perciò dovrebbero in teoria essere un mix tra dolce e salato, e questo mi sembrava il momento migliore per assaggiarli, anche perché per quanto riguarda le cose salate ci siamo, e quindi poi passiamo ai dolci. Comunque questi sono appunto popcorn e Snickers insieme, pezzettini di Snickers mixati ai popcorn. Sinceramente non ho ben capito, ma sono molto molto curiosa di provarli. No vabbè, ma sono qualcosa di bellissimo, cioè ci sono proprio i popcorn con tutta la parte dello Snickers, quindi la granella, il caramello, il cioccolato. Sembrano davvero qualcosa di buonissimo e hanno in realtà il profumo del popcorn. Questi qui comunque li ho cercati per un sacco, ovviamente qui da me non c'erano, ma li ho trovati all'Audi Store, momento della verità. Buona. Quest'anno nel video degli assaggi mi sto stupendo sempre di più perché ho scoperto di adorare questo abbinamento del popcorn ai dolci, e questi qui sono veramente qualcosa di buonissimo. Si sente sicuramente meno il gusto dello Snicker, cioè non riconoscereste la barretta Snicker, ma si sente il retrogusto del caramello, il gusto del cioccolato, che si fondono perfettamente con il salato del popcorn. Anche in questo caso potrei finire la confezione, ma direi che ci limitiamo a dare il voto e gli darei un bel 8,5. Ed è ufficialmente arrivato il momento dei dolci, e iniziamo da questo super dolce. Questa è una novità di Motta ed è la girella granella, che ho cercato tantissimo, alla fine l'ho trovata proprio di recente al Conad. Nonostante sia un prodotto che è uscito almeno un mesetto e mezzo fa, io non lo trovavo, però per fortuna l'ho scovato in tempo per questo video e finalmente possiamo assaggiarlo insieme. Appunto, è una novità deliziosa granella di nocciola ricoperta di goloso cacao. La girella in sé è un prodotto che mi piace tantissimo, questo abbinamento sinceramente dovrebbe darle quel valore aggiunto, quindi assaggiamola subito e vediamo. Confezione classica con 6 girelle all'interno, sono molto carine, sono più piccole del previsto, perlomeno sinceramente non me le ricordavo così piccole, e sono molto belle da vedere. Unica cosa, mi sa che si tratta di cioccolato fondente, che sapete non è tra le mie tipologie di cioccolato preferite, però proviamo e vediamo. Sì.
ragazzi, è assolutamente cioccolato fondente, ma è uno strato abbastanza sottile che si amalgama molto bene con il resto del dolce, con l'interno che comunque ha la crema alla nocciola. Non si sentono tantissimo le noccioline sopra, però sicuramente è una versione alternativa della girella a cui darei una chance se la trovate. Io non so se la ricomprerò, però le darei un bel 7,5, perché anche a me che non piace il cioccolato fondente comunque non dispiace per nulla. Promossa. Proseguiamo con due novità Müller, e queste qui di nuovo le avete viste nell'ultimo svuota la spesa, perché sono i due nuovi mix soffio. Inizierei con questo, che è quello con mousse al gusto di nocciola più nocciole croccanti al cioccolato. Sapete che io adoro i mix Müller, mi piacciono tantissimo, e la versione soffio l'ho scoperta l'anno scorso e la amo, soprattutto quella alla fragola se non sbaglio. Queste qui appunto sono delle novità, quindi sono curiosissima di assaggiarle. Sono curiosa, ha un aspetto veramente bellissimo. Questa mousse alla nocciola sembra divina, andiamo a fare il nostro mix. Questo in teoria è un tripudio di nocciola, quindi dovrebbe piacermi perché io sono un amante delle nocciole, ma assaggiamo e vediamo. Questo direi buono a metà, è buono ma non mi convince, perché mi piacciono tanto le nocciole croccanti ma non mi fa impazzire la mousse alla nocciola, cioè mi ricorda molto quella dei bocconcini di yogurt che avevamo assaggiato l'anno scorso, però in quella versione mi piaceva di più. In questo mix forse si sente troppo la nocciola o ha un gusto che non mi convince, quindi mi piace. Lo finirei e lo finirò, ma non lo ricomprerei. Avevo grandissime aspettative su questo yogurt, ma sono rimasta delusa, quindi speriamo che mi piaccia questo, che invece è sempre una novità, fa sempre parte dei mix soffio, però questo è mousse alla vaniglia più nocciole con cioccolato e caramello, che è tipo la versione che preferisco in assoluto anche degli yogurt classici mix, cioè io prendo sempre il mix con lo yogurt bianco e questo tipo di granella, quindi l'abbinamento con la vaniglia dovrebbe piacermi ancora di più. Vediamo intanto, anche all'interno è bellissimo, questa granella è la mia preferita in assoluto. Sono troppo impaziente di assaggiarlo, quindi non ho voglia di mixare troppo la granella, proviamo e vediamo. Questo è poesia, poesia pura, cioè è uno spettacolo. Se vi piace il caramello, questo qui ve lo stra consiglio, perché è qualcosa di pazzesco, cioè è veramente buonissimo, è un mix azzeccatissimo, i gusti sono super bilanciati, per me è un 9,5, quasi 9 al 10 direi. E siamo arrivati alla penultima novità di oggi, ossia questi biscotti che di nuovo abbiamo trovato insieme, avete già visto nel solito svuota la spesa con cui ormai vi ho fatto una testa così, quindi ve lo metto nell'info box. Comunque sono i nuovi semplicissimi di Dori al malto con farina integrale. Io devo dire che grazie a questa tipologia di video ho scoperto la linea semplicissimi di Dori e sto praticamente comprando di tutto, soprattutto per quanto riguarda il salato. Sul dolce ancora non avevo provato praticamente niente, quindi sono curiosissima di assaggiarli con voi, anche perché li ho sempre trovati su vostra segnalazione. Questi comunque hanno 100% ingredienti di origine naturale, qui ci sono tutti gli ingredienti e qui dietro c'è tutta la linea, di cui però probabilmente non ho ancora... Ah, avevo assaggiato quelli al cioccolato con farina di cereali forse, e oggi invece assaggiamo questi. Comunque sono molto carini, cioè sono molto simili al disegno che c'è sulla scatola, questa è una cosa che non capita spesso. Assaggiamoli. Sono buonissimi. Unica cosa, secondo me, questi rendono ancora di più, cioè penso che prendano proprio il doppio dei punti una volta inzuppati, perché sono molto buoni anche così, però sono proprio quei classici biscotti da inzuppo, mi ricordano anche dei biscotti Mulino Bianco, forse i Galletti, no, ma non sono sicura, comunque mi ricordano dei biscotti Mulino Bianco che mangiavo da piccola e hanno proprio lo stesso sapore, cioè sono leggeri al punto giusto e sicuramente perfetti da inzuppare, quindi gli darei un bel 8,5. E siamo arrivati all'ultimo assaggio di oggi, e questa novità è stata veramente difficilissima da trovare. Si tratta del Milka Max, quindi quello più grande, al gusto Choco Jelly, che
Mi avete segnalato in tantissimi, però qui da me non riuscivo a trovarlo, quindi alla fine l'ho dovuto ordinare addirittura online. Vedendolo così sembra un Milka con gli Smarties, quindi non capisco la dicitura jelly, che dovrebbe essere gelatina, ma apriamolo. Tra l'altro mi si è anche già spezzato, probabilmente non l'ho spezzato io ma si è spezzato nel trasporto. Comunque apriamolo e cerchiamo di capire. Cioè, vista così sembra una tavoletta, non direi una classica tavoletta Milka, ma sembra comunque una tavoletta di cioccolato. Spezzandola ci sono questi cosini che assomigliano agli Smarties, non mi sembrano gelatinosi, però non so se state vedendo, ma sopra la barrettina ci sono come delle bollicine, come se ci fosse qualcosa di gelatinoso o comunque appunto una componente che crea queste bollicine. Però anche spezzandolo non le trovo e continuo a trovare Smarties, quindi assaggiamola e capiamo. Ah, buono è buono. Oh, ho provato qualcosa di gelatinoso. È stranissimo. Non so come farvelo vedere, però ho trovato qualcosa proprio come se ci fosse una caramella gelatinosa. Non avevo mai mangiato nulla di simile. Infatti sto impiegando un attimo a masticarlo, perché appunto dopo la consistenza del cioccolato si sente questa consistenza molto gommosa, particolare, che non dà gusto al cioccolato ma dà proprio un altro tipo di masticazione. Cioè, vi stavo proprio per dire che si trattava di un classico cioccolato agli Smarties e in quel momento ho sentito la presenza della gelatina. Io vorrei riuscire a farvela vedere, forse in questo pezzo. No, in realtà anche spezzandolo non riesco a farvi vedere la componente gelatinosa, però pensate, eccola, è molto molto particolare questo cioccolato. Sinceramente il gusto è ottimo, come il gusto di tutto il cioccolato Milka, però devo continuare a mangiarlo per capire se apprezzo questa doppia consistenza, diciamo. Dopo diversi test qualità posso confermarvi che lo promuovo assolutamente, gli darei anzi un 8/8,5, perché è talmente particolare e insolito che non mi è mai capitato di assaggiare niente di simile. Non so se lo ricomprerò, semplicemente perché nella mia zona è praticamente introvabile, cioè ho dovuto appunto ordinarlo su Amazon e ho atteso un sacco di tempo prima di riceverlo. Però ne valeva assolutamente la pena, perché una cosa del genere davvero non l'avevo mai assaggiata in vita mia. Purtroppo però era anche l'ultimo assaggio per quanto riguarda questo video, che in realtà ci ha dato grossissime soddisfazioni. Io l'altra volta ero rimasta contentissima, ma questa volta veramente siamo andati al di sopra delle aspettative, cioè proprio al di sopra di qualunque immaginazione. Sono veramente contentissima perché hanno preso tutti i prodotti voti altissimi tranne un paio. Perciò sì, mi raccomando, continuate a segnalarmi altre novità, così andiamo a scovarle insieme e posso registrare una nuova puntata di questa tipologia di video che amo. Però sì, adesso direi che ho parlato a sufficienza, quindi smetto ufficialmente di parlare. Aspetto di sapere tutto da voi nei commenti qui sotto. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!